Tra il 1993 e il 1998, un gruppo di persone sceglie il piccolo villaggio di Scull, Norfolk, Inghilterra, per una serie di esperimenti volti a raccogliere prove sull'esistenza di una forma di vita dopo la morte e magari creare una linea di comunicazione diretta tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Queste persone sono i ricercatori psichici Sandra e Robin Foy e i medium Diana e Alan Bennett. Sandra e Robin posseggono un antico cottage e decidono che gli esperimenti si svolgeranno nel seminterrato. A partire dal 1995 si uniranno a loro anche vari membri della Society for Psychical Research, come il professor Arthur Ellison, Montag Keane e David Fontana. In seguito testimonieranno di aver assistito a una serie di fenomeni rimasti senza una spiegazione, anche dopo i dovuti scrupolosi controlli. I primi test mirano a replicare le classiche sedute spiritiche di stampo vittoriano, con l'intento di verificarne la reale efficacia o se sia giusto lasciare su di esse l'etichetta bufale infarcite con trucchetti da illusionista. Nel buio del seminterrato, Diana, Alan, Sandra e Robin si riuniscono attorno a un tavolo. Ogni partecipante indossa un bracciale luminoso per monitorare i suoi movimenti. Al centro del tavolo viene messo un rullino fotografico nuovo sotto una cupola di vetro. Niente macchina fotografica, solo il rullino. Stessa cosa per l'audiocassetta che servirà a catturare eventuali suoni o voci incorporee. Durante la seduta, Sandra e Robin cadono in trance e avvertono la presenza di alcune entità che impartiscono una serie di istruzioni e che si definiscono A Team of Many Minds, traducibile in una squadra di tante menti. A fine seduta si porta a sviluppare il rullino. Vi sono stati impressi alcuni simboli, scritte e messaggi inviati da un'altra dimensione. Nessuno ha toccato il rullino durante la seduta, eppure una qualche energia è riuscita a manipolarlo come fosse un lungo nastro di carta. Questo è un fenomeno che si ripeterà parecchie volte. Durante una delle tante sedute si manifesta uno spirito che dice di chiamarsi Manu, una sorta di guardiano tra le dimensioni che rappresenta migliaia di menti che provengono da molti altri regni dell'esistenza e che comunicano con il nostro mondo tramite energie invisibili. Manu si fa sentire con un forte tonfo proveniente dal tavolo. Quando si accendono le luci, su di esso c'è una moneta, conosciuta come Churchill Crown Coin, uscita nel 1965, che però appare nuova di zecca. Nel tempo si materializzano altri oggetti d'argento come spille, braccialetti, medaglioni, mestoli e statuine di animali. Sul tavolo appaiono persino una edizione originale del giornale Daily Mail del 1944, fresca di stampa, e un orsacchiotto di peluche. Tutti i regali, stando a Manu, inviati da altre dimensioni. Con l'intervento di ulteriori testimoni e osservatori, gli esperimenti con i rullini fotografici proseguono. Studiosi e scienziati si portano appresso ognuno il suo rullino, acquistato personalmente e ancora sigillato. A fine seduta, scritte e simboli sono impressi su di esso e nessuno riesce a spiegare il fenomeno. Walter Schiqua, un ingegnere tedesco piuttosto scettico ma allo stesso tempo curioso, partecipa anch'egli come osservatore e chiede di mettere il rullino che ha comprato dentro una scatola di legno chiusa con un lucchetto. Poi prende le chiavi del lucchetto e le chiude nella sua auto parcheggiata davanti al cottage, mentre due dei suoi fidati collaboratori tengono d'occhio la scatola per assicurarsi che nessuno la tocchi. Infine, Walter torna nel seminterrato per assistere alla seduta e tiene in grembo la scatola per tutto il tempo. Quando il rullino viene sviluppato, contiene frasi di una poesia tedesca scritta intorno al 1840, ideogrammi cinesi e simboli che sembrano rappresentare dei pianeti. Il tutto è tracciato a mano in colori brillanti. Walter è perplesso. Nessuno dei presenti ha toccato la scatola, il lucchetto non è aperto e non è stato in alcun modo forzato, e le chiavi sono ancora dentro la sua auto, dove lui le ha lasciate.
Questo non è l'unico fenomeno che si verifica durante quegli intensi 5 anni di esperimenti. Spesso nel buio del seminterrato, improvvisi lampi di luce illuminano in parte la stanza. Quella stessa luce si trasmette alla cupola di vetro al centro del tavolo, che irradia un'energia che i presenti definiscono come benefica. In queste occasioni si intravedono a mezz'aria mani o volti evanescenti. A volte questi guizzi di luce si muovono per la stanza a grande velocità, lasciandosi dietro una scia bianca. Altre volte sostano accanto ad alcuni oggetti, li sollevano e poi li lasciano cadere a terra. Altre volte ancora colpiscono uno dei presenti che avverte una lieve scarica elettrica percorrergli il corpo e rimane con la netta sensazione che una massa invisibile ma piuttosto grande gli sia appena passata attraverso. Si utilizza anche una videocamera che registra immagini particolari, sebbene puntata verso il muro spoglio, nel buio totale. Come il volto di un uomo di profilo che indossa degli occhiali e spicca su uno sfondo composto da un liquido o una materia non ben identificati. Un'altra ripresa mostra quello che sembra un volto in primo piano, molto sfocato. Tramite i rullini fotografici si ricevono persino istruzioni su come costruire il poi battezzato dispositivo recettore al germanio, dove il germanio è un semiconduttore nello stesso gruppo del silicio. L'apparecchio viene collegato in vari modi al registratore e poi alla videocamera, permettendo al gruppo di studiosi di ricevere una serie di messaggi, alcuni molto chiari e altri meno. La trascrizione di uno di questi messaggi, ricevuto nel 1997 nell'arco di 20 minuti, riporta: «Ciao, amici miei. Riuscite a sentirmi? Continuerò questa trasmissione nella speranza che possiate sentirmi chiaramente. Capite, amici miei, che stiamo incontrando alcune difficoltà, ma siamo certi che saranno superate. Tuttavia, riteniamo di aver fatto notevoli progressi rispetto all'ultimo tentativo di comunicare con voi. Da qualche tempo siamo impegnati in un sistema di comunicazione sperimentale che stiamo utilizzando ora. Si spera che in futuro questo sistema ci permetterà di comunicare con dimensioni lontane e, se tutto va secondo i piani, voi farete parte di questi esperimenti. Mi ripeterò e dirò che spero che possiate ascoltare questa comunicazione. Rimarremo qui ancora per un po', vi prego di stare allerta. In un prossimo futuro ci saranno molti tentativi di comunicare con voi in questo modo. Qui ci sono molte persone che ritengono, come me, che questo lavoro sia della massima importanza per l'umanità e che quindi sono disposte a mettere il loro cuore in questi esperimenti. Grazie, cari amici, per aver collaborato con noi e per averci concesso questo momento del vostro tempo. Che la pace sia con tutti voi. Questi sono solo alcuni dei tantissimi fenomeni registrati durante i così chiamati esperimenti di Skoll o esperimenti di Norfolk. Tra i più notevoli, il suono di grandi campane che parevano essere presenti nella stanza con tanto di fruscio mentre dondolavano, e una leggera pioggerella sui presenti come se si trovassero all'aperto. Nel 1999 la Society for Psychical Research pubblica un rapporto di 450 pagine sulla questione e si esprime positivamente su quanto osservato dai membri che hanno partecipato a svariate sedute. Un elenco dettagliato di tutti i fenomeni è riportato nei vari libri scritti su questa storia. Come sempre accade, durante quegli anni, le critiche hanno spesso superato le testimonianze a favore. Sandra, Robin, Diana e Alan sono stati regolarmente tacciati di imbrogliare le persone, ma sono stati altrettanto difesi da chi li conosceva bene e, avendo visto di persona cose molto strane o inspiegabili, poteva garantire sulla genuinità dei fenomeni. Eliminati con cura il caso, la coincidenza e la connivenza, si ottenevano comunque risultati spettacolari, scritture, geroglifici e messaggi che apparivano su pellicole sigillate, monete che si materializzavano e luci che danzavano davanti a osservatori imparziali.
questi osservatori imparziali sono stati tutti ingannati? Tali esperimenti sono davvero la prova che continuiamo a esistere una volta abbandonate le spoglie mortali? La vera domanda è un'altra. Siamo davvero pronti ad accettare senza riserve una risposta definitiva, sia essa negativa o positiva? Forse la verità è che la maggior parte di noi preferisce rimanere nel dubbio, di modo da conservare gelosamente la propria idea di al di là, qualunque essa sia.